Ma è molto chiaro. Intanto, quando noi abbiamo un paziente, c'è il primo carico dei dati che se è positivo o non è positivo, no? Quindi, se è positivo, diventa un paziente Covid. E questo è l'elemento di discussione che ormai è diventata discussione planetaria. In Italia si decide che un paziente in ospedale positivo diventa paziente Covid. Poi magari è lì per altre patologie, no? Abbiamo fatto l'esempio della bimba piuttosto che dell'infartuato. Quindi il timbro di fabbrica ce l'ha, te lo dà la positività. Quindi mi sembra chiaro, se entri in ospedale per una prostatite e sei testato positivo al tampone, sei un paziente Covid regolare. A quel punto il paziente, se nella sua evoluzione, della sua malattia, ha negatività, resta comunque un paziente Covid per le statistiche, quindi se perde la vita andrà nella contabilità del paziente Covid che ha perso la vita. È un assurdo, ma oggi si ragiona così. Anche questo mi sembra piuttosto chiaro. Una volta che ti hanno fatto il tampone e sei positivo, è per sempre, come il diamante, è per sempre. Ti negativizzi, non c'è problema, tu sarai per sempre un paziente Covid. Faccio un esempio per assurdo, prende il Covid, si negativizza, passano 2 mesi, attraversa la strada, viene investito, muore. No, Cosa no, succede? sto parlando del trattamento ospedaliero qui, solo ospedaliero. Sì. Però il paziente positivo asintomatico, che è tranquillo a casa, che è asintomatico in isolamento fiduciario, fa un infarto. Mi entra in terapia intensiva, per me diventa un paziente Covid in terapia intensiva, che è esattamente un esempio che vi ho descritto, che esiste. Ecco, qui io farei un appunto alla giornalista. Ha fatto la domanda sbagliata. Avete sentito, Zaia? La domanda giusta era, abbiamo detto, ti negativizzi ma sei sempre un paziente Covid. Quindi cosa succede? Ti sei negativizzato, non se fai un incidente e muori. Se faccio un incidente e finisco in terapia intensiva, a rigor di logica, sono ancora un paziente Covid. Anche se, attenzione, adesso andiamo a vedere sul browser, ci sono dei casi internazionali, io ne ho presi due che sono emblematici perché ci fanno riflettere un pochino. Allora, il primo, lo vediamo, parla di un signore ospitalizzato dopo un incidente stradale, tampone positivo, questo signore poi muore e andiamo a vedere sotto l'articolo. Il coroner dice che questo signore è morto a causa del virus per problemi respiratori. E questo è il primo caso. Andiamo a vedere il secondo caso. Secondo caso, uomo morto in un incidente stradale, sempre motociclistico stradale, aveva già avuto Covid, passato tranquillamente. Andiamo a vedere che cosa ci racconta l'ufficiale sanitario di Orange County, Raul Pino, siamo a luglio se non erro, quindi ormai è passato quasi un paio di mesetti. Dunque, il dottor ci dice che sostanzialmente questa persona, per loro, guardate il virgolettato, è meraviglioso, si potrebbe arguire che potrebbe essere stato Covid-19 a causare l'incidente. Ora, capite bene che, vedete, no? Quello che dice Zaia, per l'amor del cielo, possiamo credere, è tutto regolare, potrebbe venire il dubbio, però siccome di cosine del genere in parallelo ne sono successe tante in giro per il mondo, io non ci metterei la mano sul fuoco che uno, dopo 2 mesi dal tampone negativo, vada a sfasciarsi contro un muro e magari qualcuno dica che è sempre Covid. Però una domanda, è possibile che lo si voglia inserire comunque tra i malati di Covid, nonostante si sia negativizzato, perché potrebbero essere subentrate delle patologie nel frattempo a causa del Covid che aveva preso mesi prima? Ma guardate, allora, noi stiamo parlando dei numeri, quando sono i numeri sono veramente
crudi, no? Questa riflessione che tu fai è una riflessione di natura clinica che nessuno sui numeri fa. Cioè noi non abbiamo la discriminante che c'è qualcuno che si prende la cartella clinica e dice sì, no, ma questa patologia l'ha sviluppata perché essendo stato positivo. Cioè, guardate, il tema è uno solo, il tampone. Quando tu hai il tampone positivo all'inizio, la tua storia clinica ospedaliera diventa di paziente Covid. Purtroppo è sbagliato, però è così. Allora, quindi cosa ci dice Bonzaia in sostanza? No? Che i numeri, per non saperne leggere né scrivere, no? Dobbiamo fare 2 più 2, 2 più 2 proprio. No? Che andiamo a vedere le cartelle cliniche, le cose, no? Cosa mi chiedi mai? È semplice, te l'ho detto, mettiamo il timbro a tutti e sono tutti Covid. Cascasse il mondo, sono tutti Covid. Chiaro il concetto, no? Allora, sai, uno così legge queste parole, lo ricordiamo, sono la conferenza stampa del 27 agosto. Il 23 agosto, casualmente, ma sono i casi della vita, Rovigo Oggi, quindi giornale veneto, se ne esce con questo articolo che andiamo adesso a leggere. Allora, lo leggiamo per bene, così vediamo se lo capite. Il coronavirus ormai si è spento, per trovarlo si amplifica il segnale di positività, cioè nei test amplificano all'estremo il segnale di positività perché non gliela fanno più a trovare il virus. Leggiamo Roberto Rigoli, primario del reparto di microbiologia a Treviso, sta coordinando la ricerca con i colleghi di Mestre Verona sulla possibilità di contagio da Covid. Insomma, fanno i test loro, in poche parole, le analisi. 60.000 tamponi, 210 positivi, 199 quelli trattati, solo 3 i potenziali, potenzialmente infettivi. Ma leggiamo l'articolo così capiamo meglio. Allora, a parte l'inizio, se lo volete andare a leggere, c'è problema, poi sotto avete i link. Io vi volevo far vedere che, eccoci qua, siamo qua, no? La novità rispetto alle comunicazioni abituali riguardo i bollettini con nuovi casi risulta dal fatto che per la prima volta i primari dei reparti di microbiologia che effettuano le analisi sui tamponi ammettono che potenziano la carica virale per individuare un virus che altrimenti sarebbe stato scovato solo su 3 casi, sicuramente 11 forse, invece che in 210 casi di positività accertata. Leggiamo il virgolettato. Su 60.000 tamponi fatti dal 1 giugno in Veneto, solo 3 hanno registrato una quantità di virus importante, ma anche quelle 3 persone infettate dal Covid-19 hanno sviluppato solo sintomi leggeri e nessuno è finito in pneumologia o in rianimazione. Poi si ricorda che in sostanza la carica del virus e la sua pericolosità si sono ridotti in maniera molto rilevante. Il coronavirus si è spento. Ora, il virgolettato dovrebbe essere attribuito al professor Rigoli, che mi pare non abbia smentito. Io vi faccio solo notare una piccola cosa e chiudiamo qui. Allora, ho fatto 2 conti della serva, come al solito. Dunque, 3 casi veri di positività su 210 che sono stati dati in pasto ai media, è l'1,4%. Cioè, per dire, se io avessi, che ne so, mi viene da sorridere, perché cosa volete fare? Se io avessi, per dire, 1.000 casi, adesso questo c'è da capire se lo fanno in tutte le regioni. Voi cosa dite? Io direi di sì, però sono in malafede. Se lo rapportassimo a tutte le regioni, mettiamo di avere 1.000 casi, il conto è presto fatto, siamo intorno a reali 15 casi. E questo è meraviglioso. Se poi ci mettiamo anche il conteggio dei morti, che è palesemente falsato e ne abbiamo viste di ogni genere, che vi devo dire? Fatevi due conti. L'unica cosa che mi resta come dubbio è capire come mai Zaia si sia presentato dopo 6 mesi in conferenza stampa a dire quelle cose. Evidentemente qualcuno glielo deve aver allungato, deve aver detto ma vediamo quanto sono deficienti, se la capiscono o no.